in uno dei tanti stabilimenti Pedrollo. Adesso cerchiamo sempre con l'ingegner Finetto di concretizzare i momenti della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro con degli esempi pratici. Parlavamo prima di automazione, quindi possiamo vedere un esempio, una delle ultime applicazioni che abbiamo adottato, dove siamo riusciti a automatizzare completamente una postazione che prima era completamente manuale. L'operatore, prima avevamo qui un operatore che faceva esattamente lo stesso lavoro che adesso viene fatto da un braccio di un robot. Ecco, da questa parte possiamo invece vedere una postazione di tipo tradizionale dove vediamo che c'è ancora l'operatore che esegue l'operazione manuale. E allora Matteo, a questo punto l'uomo, l'operaio di una volta, ma che fine fa? L'operaio recuperato dalla lavorazione automatica attraverso la nostra scuola interna di formazione, viene impiegato nello sviluppo della qualità, controllo di produzione e porta avanti il controllo e il sistema di automazione. Quindi praticamente raggiunge una specializzazione. Sì. Altro reparto, ingegnere, qua siamo in un reparto di montaggio. Alessandro, capo reparto, ha l'obbligo di dirci anche qua come si concretizza la sicurezza e la salute dell'ambiente certo. di lavoro. Allora, qui siamo in un reparto di assemblaggio dove ci sono delle problematiche che vediamo, ad esempio su questa linea, sono problematiche di manutenzione dei carichi. Qui abbiamo fatto un intervento di agevolazione dell'operatore nella presa di movimentazione dei carichi. In questo caso abbiamo dei corpi in ghisa che sono pesanti, dove l'operatore è agevolato attraverso l'introduzione di un manipolatore. Altro intervento che è stato fatto l'inserimento di questo tappetino antifatica, che serve a far sì che a fine giornata l'operatore senta meno la fatica dovuta alla posizione di lavoro sulle gambe. Altri interventi dove possiamo vedere sono l'introduzione di questo gruppo di avvitatura, che serve a far sì, oltre ad avere delle problematiche di qualità, serve a far sì che le reazioni al polso dell'operatore siano prossime allo zero. Bene, qui vediamo un altro esempio di un'altra linea dove le problematiche non sono legate al peso e di conseguenza alla movimentazione dei carichi, ma al numero di prese che si va a fare. In questo caso siamo intervenuti facendo cosa? Portando in una posizione comoda tutti i particolari che l'operatore deve utilizzare, utilizzando queste ruliere come carico frontale. Inoltre sono state introdotte, nel caso in cui non si possa mettere il componente frontalmente, siamo intervenuti introducendo delle pedane di sollevamento che agevolano l'operatore affinché non si debba sempre chinare e la posizione ergonomica viene rispettata.